Buon pomeriggio a tutti. Accidenti, è difficile. Allora, io mi chiamo Giuseppe De Santis, sono il coordinatore di alcuni progetti dell'organizzazione non governativa ACRA. Sono anche un food attivista, nel senso che mi occupo da parecchio tempo di questioni relative genericamente al cibo, alle sue contraddizioni. E in questo momento sono qua per cercare di condividere un percorso collettivo che insieme ad ACRA, ma insieme ad altri amici a livello europeo e di alcuni paesi africani, stiamo portando avanti da qualche anno. E il tema che stiamo analizzando è: esistono tante pratiche cosiddette alternative nel paradigma alimentare mondiale, queste pratiche sono una moltitudine in realtà, fanno fatica a farsi riconoscere, però possono rappresentare una parte della risposta alle contraddizioni che il paradigma alimentare ha. Il paradigma alimentare è come il cibo viene prodotto, come viene distribuito, come viene consumato, come viene trasformato, e che in questo momento in qualche maniera evidenzia tutta la sua crisi. Il mondo, ce lo dicono in tanti esperti, produce abbastanza cibo per i cittadini che lo popolano. Il problema non è produrre cibo, il problema è come il cibo è distribuito all'interno del nostro pianeta, come viene utilizzato. Ci sono usi che sono legittimi, altri un po' meno. Come viene accumulato, quali sono gli scopi con cui poi questo cibo arriva e arriva fino a noi. Ora, l'esperienza che qua in maniera personale presento, ma che è frutto di un'esperienza collettiva, ha indagato a livello europeo 7 paesi e ha cercato di dare voce a queste esperienze. Voi sapete che, così statisticamente, dal 2008 la maggior parte della popolazione si dice mondiale viva nelle città. E già oggi ci sono più di 10 città nel mondo che hanno più di 50 milioni di abitanti. È evidente che questo è un problema che la civiltà non ha mai incontrato nella propria esperienza di storia. E quindi il nostro interesse si è focalizzato in quei sistemi alternativi di produzione e consumo del cibo che hanno incominciato a riflettere negli spazi che legano la città alla campagna prossimale. Perché noi pensiamo che lì ci sia in nuce il nucleo di quell'innovazione che può contribuire a quella risposta che cercavamo. Cosa ci interessa a noi di queste esperienze di innovazione? Anzitutto che sono fondamentalmente delle esperienze giovani. Si tratta di esperienze che sono state inventate da persone che in qualche maniera si approcciavano alla questione agricola in maniera innovante e giovane, ma non solo giovane in senso concettuale, anche in termini anagrafico. Molte delle esperienze che abbiamo recensito sono fatte da giovani che magari non appartenevano direttamente a una radice cosiddetta contadina, ma che hanno fatto esperienze altre nella vita e sono tornate alla terra. Un altro elemento comune rinvenuto in tutta Europa è il carattere collettivo. Queste esperienze non sono soltanto di produzione e mercato, sono esperienze di produzione e comunità. Cioè esiste un percorso, anche se magari non esplicito, che lega la singola esperienza agricola a un percorso di innovazione di comunità, di persone che stanno attorno all'esperienza, di persone che in qualche maniera ne accudiscono anche e tutelano il livello di innovazione, ne garantiscono, no, gli elementi e l'integrità di questa innovazione. Quello che abbiamo poi riscontrato abbastanza comune è che queste esperienze fanno fatica a essere riconosciute dall'ambiente istituzionale. Cioè,
le autorità locali, coloro che in qualche maniera dovrebbero governare, facilitare, implementare, moltiplicare queste esperienze che, qua dico, sono ontologicamente positive, sono fondamentalmente positive perché sono basate sull'agroecologia, su dei sistemi di produzione di prossimità, di garanzia, dal punto di vista nutrizionale spesso offrono dei prodotti di qualità maggiore. Ecco, queste esperienze non vengono riconosciute come qualcosa da valorizzare, da moltiplicare, da facilitare. Cioè noi diciamo, nella nostra ricerca che poi vi presento in maniera più dettagliata, in qualche maniera si trovano a confrontarsi con degli ambienti istituzionali non accoglienti, anche quelli dedicati, anche quelli che fanno dell'agricoltura la loro missione istituzionale, stentano a riconoscere queste esperienze come qualcosa da tutelare. Poco prima Roberto ci ha anticipato sulla questione dell'agricoltura contadina, questo è un pezzo del dialogo e del dibattito che vogliamo contribuire a animare, cioè riconoscere l'identità propria di queste esperienze e il loro valore intrinseco per il futuro della questione alimentare a livello mondiale. Allora io non, in realtà come tante ricerche non esistono delle conclusioni, sono degli auspici. Il primo auspicio ho appena finito di definirlo, cioè che finalmente questi temi, per quanto così in qualche maniera esperienze informali, non codificate, possono rientrare nelle agende di sviluppo rurale, di sviluppo delle nostre città. Possono essere tematizzate anche all'interno di una platea di consumo più ampia di quella dei consumatori cosiddetti eticamente orientati, cioè incominciare attraverso a esperienze che tra l'altro già ci sono distribuzione alternativa all'interno delle città a diventare dei meccanismi accessibili anche ad altre persone. Allora, tutta questa elaborazione la trovate su questa guida che parla di sistemi alimentari alternativi, una raccolta di studi e suggerimenti di Cipro, Francia, Italia, Lituania, Senegal e Gran Bretagna. Per chi è interessato, la guida permette di intanto definire quello poco di quello che molto di più c'è in Europa su questi temi, ma può dare degli indirizzi, delle piste di lavoro, nonché dei contatti. Ci sono alcune conclusioni. Per la lingua italiana e per chi è interessato esiste un sito che si chiama Hungry for Rights, www.hungryforrights.org, .org, da cui è possibile scaricare la versione elettronica per chi ama, come dire, l'aspetto vintage della questione. C'è anche la versione in cartacea che può essere richiesta mandando un'email a me, giuseppedesantis@hcccs.org, e poi vediamo come fare a poterla inviare. Grazie del vostro attenzione.